Ed eccoci tornati all'appuntamento tanto atteso, quello con la professoressa Alessandra Graziottin, direttore del Centro di Ginecologia del Centro San Raffaele Resnati di Milano, nonché presidente della Fondazione Graziottin per la cura del dolore nella donna. Professoressa, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti, grazie. Buon pomeriggio a lei. Allora, io insieme a lei volevo parlare oggi di un argomento un po', ecco, noi anche se stiamo vivendo un po' una stagione primaverile, possiamo dire un po' atipica, no? Basterebbe vedere cos'è accaduto nel weekend a causa del maltempo, però con lei volevo parlare del maltempo delle donne, nel senso del disagio, dei problemi che hanno spesso le donne in questo periodo primaverile, che è quello della spossatezza, della pesantezza degli arti, è quello che ci fa sentire stanche ancora prima di alzarci al mattino, ecco. Quali sono le cause di tanta stanchezza? Perché le donne ne soffrono così tanto? Le cause sono molteplici, direi di andare subito su una delle più trascurate, che è l'anemia da carenza di ferro. Immagini che in Italia ne soffre 1.700.000 donne, ne soffrono, quindi un numero enorme, e molte di queste hanno come sintomo principale proprio una stanchezza, una fatica di vivere che si accentua in particolare con i cambi stagionali. Certo, che già si fanno sentire da soli, poi se c'è questa carenza di ferro diventa veramente una tragedia, uno non ce la fa neanche ad alzarsi dal letto, appunto come dicevamo. Ma questo problema dell'anemia colpisce le donne che hanno ad esempio più che so le mestruazioni troppo abbondanti? Ma sostanzialmente la mestruazione abbondante è certamente una delle cause principali, ma andando con ordine, perché poi dobbiamo trovare i rimedi, direi che la prima causa da considerare è una alimentazione inadeguata, che non contiene abbastanza ferro. Molte donne non amano la carne, e va bene, però la dovrebbero sostituire con cereali, legumi ed eventualmente con degli integratori. Certo. Perché soprattutto se hanno la mestruazione abbondante si trovano ad essere gravemente in carenza, e come vedremo il ferro è fondamentale non solamente per l'anemia, ma anche per il funzionamento del cervello, che è il grande generale che comanda poi tutta la nostra vita. Accanto a una introduzione inadeguata con la dieta c'è un altro aspetto trascuratissimo. Molte donne soffrono del cosiddetto colon irritabile, oggi si dice sindrome dell'intestino irritabile, e questa irritabilità è sempre stata considerata un fattore, diciamo così, psicologico, nervosa, isterica e quant'altro. In realtà noi sappiamo che la sindrome dell'intestino irritabile è dovuta a uno stato infiammatorio della parete dell'intestino, spesso legato a intolleranze alimentari o franche allergie. Parliamo per esempio della celiachia, quindi l'intolleranza al glutine, che determina una drammatica riduzione degli assorbimenti di oligoelementi, tra cui il ferro ma non solo, certo. E una serie di problemi molto gravi, ma senza arrivare alla celiachia, che peraltro spesso è diagnosticata tardi dopo anni di anemia e anni di problemi, abbiamo anche la cosiddetta intolleranza al glutine, che non è una vera celiachia, ma tuttavia caratterizzata da uno stato infiammatorio della parete. Allora voi direte, ma io come faccio a sapere se ho l'intestino infiammato? C'è un sintomo principale, l'alternanza della diarrea con la stitichezza. La diarrea è un modo che l'intestino ha, molto semplice da capire, di liberarsi delle sostanze che lo irritano. Certo. Quindi tutti noi quando abbiamo una diarrea, quindi un'accelerazione del transito intestinale, abbiamo un corpo che ci dice, guarda che stai mangiando qualcosa che non mi piace, che mi fa male, che mi infiamma. Ecco che anche questa può essere una causa di riduzione dell'assorbimento, certo, del ferro, per cui la donna potrebbe avere un'alimentazione anche buona, ma lo assorbe. Ma l'assorbimento, ha già fatto un quadro, devo dire, abbastanza chiaro, e poi ha raccontato un po' tutte le donne soffrono di colite, no? Si sente la pancia gonfia. Un 30%, sì, e quel 30% può avere un cofattore molto importante. Ecco, però legata appunto al malassorbimento, ad esempio anche del ferro e così via, non ci si pensava, ecco, appunto si dà sempre la colpa al nervosismo, alla vita un po' troppo frenetica, la colite un po' s'associa sempre a questo motivo qui. Lo stress può peggiorarla, però come dicevo c'è una base biologica importante, ma certo, vorrei andare adesso sulla sua osservazione iniziale, molto giusta, cioè che il ciclo abbondante
è una delle cause principe di questo stato di carenza di ferro. È facile da capire, noi abbiamo in Italia un 20% di donne che hanno flussi francamente molto abbondanti, o anche emorragici, e un altro 20% che comunque, diciamo, sta sulla soglia alta della perdita. Certo, mi permetta, mi scusi se la interrompo, e per far capire meglio alle nostre radioascoltatrici, che cosa si intende quindi per ciclo abbondante? Come lo possiamo rappresentare? Sostanzialmente noi dobbiamo valutare quanti assorbenti e che tipo di assorbenti naturalmente utilizza la donna. Se per esempio utilizza, che so, gli assorbenti interni super e li deve cambiare ogni 2 ore, è evidente che siamo, certo, ampiamente oltre quella che è la normalità. Se usa una protezione esterna, deve usare i pannoloni dei bambini perché sennò la notte deve alzarsi 5 volte, è evidente che siamo oltre. Chiaro. E mi dice molto semplicemente: dottoressa, professoressa, perdo coaguli. Il coagulo indica una perdita di sangue così abbondante da attivare i fattori della coagulazione, già mentre il sangue sta uscendo. Un altro aspetto molto importante che ci dice che il flusso è abbondante è il dolore. Il dolore è associato all'endometriosi, ma anche ai flussi abbondanti che raddoppiano il dolore mestruale. Quindi noi abbiamo una serie di indizi molto semplici. E poi l'altro aspetto importante è la durata, perché, certo, io posso anche avere una mestruazione abbondante per un giorno, ma diverso è se la mestruazione abbondante me ne dura 5 o 7, come altre donne, magari con una coda ancora lunga. La cosa importante anche da capire è perché la donna ha il flusso abbondante. Possiamo averlo nella ragazzina giovanissima, fin dal primo ciclo ci può essere un problema di piastrine, si chiama malattia di von Willebrand. Potremmo avere invece una situazione di ovulazione mancante, cosa frequentissima nelle giovani, ed ecco che abbiamo una mestruazione abbondante di tipo, noi diciamo, disfunzionale, mentre quando andiamo avanti con gli anni sono più in causa i fibromi, i polipi, quindi cause, noi diciamo, organiche, che magari necessitano di un trattamento chirurgico. Ma la cosa più importante è che comunque oggi possiamo ridurre la quantità e la durata del flusso in maniera tale da intanto ridurre le perdite, poi naturalmente miglioreremo anche la vita e gli assorbimenti. Ecco, esiste anche il problema, quello ad esempio dei cicli ravvicinati, quando c'è questo accorciamento del periodo tra un ciclo e l'altro? Ci possono essere, questa è una domanda molto interessante, in particolare quando riguarda le donne, diciamo così, oltre i 30. Perché dico oltre i 30? Perché quando il ciclo, una ragazza o una signora dice: ma io sono avuto un ciclo normale, 28-30 giorni, adesso però tendono ad andare, contando dall'inizio all'inizio, 22, 23, 20 giorni, a volte anche 18. Attenzione, questo è un segnale molto importante, perché potrebbe essere il primo segno di un esaurimento ovarico anticipato, in termini semplici, del rischio di una menopausa precoce. Ah. Perché i segnali sono: prima che il ciclo si accorcia, come dicono le donne semplicemente, poi il ciclo comincia a saltare. Quando salta una sola mestruazione, quindi la donna non vede il ciclo e ce l'ha poi il mese successivo, immediatamente alzare le antenne, bisogna fare un dosaggio, parlare col proprio medico naturalmente, dell'FSH, che è l'ormone che ci dice se dosato in terza o quarta giornata del ciclo, il giorno 1, giorno 15, il terzo quarto è verso la fine, in un ciclo normale, ci dirà se c'è una situazione di ovaio che comincia a far fatica ad ovulare. Ed ecco che allora in questa situazione noi dobbiamo saperlo, perché se una donna che non ha ancora avuto figli e accorgersi che ha un ovaio che comincia ad esaurirsi a 35 anni o a 30 volte, fa troppo 38, precocemente. Esattamente, dobbiamo correre ai ripari cercando una gravidanza velocemente o salvare gli ovociti. Quello che mi sembra importante però dire a tutte le ascoltatrici è che oggi noi possiamo ridurre drasticamente, in maniera importante, la perdita mestruale, innanzitutto con un aiuto semplicissimo, che è una pillola contraccettiva che contiene sia estrogeni naturali, quindi estradiolo, esattamente uguale a quello prodotto dall'ovaio, sia un progestinico, che io dico sempre ai miei pacienti, è il marito dell'estrogeno, la moglie, termini semplici, il quale ha una grande capacità di tenere tranquillo, calmo, sottile l'endometrio, che è lo strato dell'utero che si sfalda con la mestruazione. Con questa pillola, quindi, che va presa tutti i giorni, cominciando dal primo giorno della mestruazione, tutte le sere, sono 28 pastiglie, 26 attive, 2 tra virgolette placebo, cioè non contengono il principio attivo, ed ecco che noi abbiamo già, solo per il fatto di assumere questa pillola, una riduzione significativa dimostrata in tutti gli studi della quantità e la durata del ciclo, tanto vero che è l'unica pillola approvata al mondo con l'indicazione cicli mestruali abbondanti. Il secondo elemento interessante di questa pillola è che è stata studiata fino ai 50 anni, quindi se io la prescrivo a una signora di 45 che ha cicli abbondanti,
e non ha una causa tipo un polipo che va invece operato, un fibroma sottomucoso che va operato, ecco che faccio una prescrizione assolutamente corretta secondo le indicazioni del foglietto illustrativo. Non è tanto per il foglietto illustrativo quanto per dire alle signore che quando un farmaco è studiato, nello specifico fino ai 50 anni, avendo dimostrato negli studi sicurezza, innocuità ed efficacia, noi facciamo una prescrizione assolutamente impeccabile dal punto di vista medico e soprattutto dal punto di vista della salute della donna. Quindi con queste due caratteristiche di ridurre significativamente la quantità e la durata, e quindi abbiamo visto negli studi che già solo per il fatto di prendere la pillola senza modificare la dieta, noi abbiamo un aumento significativo a 6 mesi dell'emoglobina, della sideremia e naturalmente i globuli rossi, e quello che la donna sente dice: professoressa, mi sono urinata, sono un'altra. Certo, e soprattutto certo. Che cosa nota? Questa è una cosa interessante per tutte le donne, la qualità dei capelli, perché quando manca ferro, tutti i parrucchieri bravi lo sanno, magari sono loro i primi a dire: signora, non è che è un po' anemica, è un po' di ferro. Quindi questa carenza di minerali, no? Esatto, fate una sideremia, perché questo vi aiuta anche a avere capelli più forti, più belle, unghie migliori, pelle migliore, perché ricordatevi che il ferro è fondamentale per molti processi biochimici in tutto il nostro corpo. L'ultimo che voglio ricordare è fantastico, perché il ferro ci dica, perché questo ci interessa particolarmente, ad agire su un'area del cervello che si chiama l'area striatale, comunque è l'area che coordina, che produce e contiene la dopamina, che è un neurotrasmettitore fantastico, perché è quello che aiuta il desiderio. E infatti le donne anemiche hanno un rischio doppio di depressione, e quando siamo depresse ci sentiamo degli hamburger già la mattina, il desiderio finisce sotto i piedi, quindi molto spesso la caduta del desiderio non è perché è in crisi il matrimonio va in crisi perché poi si dice sempre no, certo. Alla fine chiaramente anche il marito comincia a risentire. Poi è un cane che si morde la coda. Brava. Invece, riportando sull'energia vitale, c'è proprio una donna che ha più gioia di vivere, e il fiore all'occhiello della gioia di vivere è un maggiore desiderio. La seconda area dove c'è questa dopamina fantastica è l'area del movimento. Ecco perché noi quando abbiamo l'emocromo a posto abbiamo anche tanta voglia di fare, ci svegliamo la mattina tutte allegre, contente, abbiamo voglia di fare la palestra, abbiamo voglia di andare fuori poi al ristorante, mettiamo a posto la casa bene, seguiamo bene i bambini, facciamo il nostro lavoro con più attenzione, con più concentrazione e più memoria. Abbiamo studi molto chiari su questo, e infatti, perché cito la memoria e la concentrazione? Perché la terza area del cervello in cui noi abbiamo la dopamina è l'area del pensiero logico lineare. In altre parole, quando noi abbiamo un emocromo perfetto, pensiamo anche meglio, sempre se abbiamo due neuroni che funzionano naturalmente. Ma insomma, detto questo, per dire a tutte le signore in ascolto: vi sentite stanchissime, chiedete al vostro medico di fare un emocromo, una sideremia, una ferritina. Costa niente poco, di più semplice. Esatto, facciamo una bella diagnosi veloce: mangio male, miglioro la dieta, ho una sindrome del colon irritabile, cerchiamo qual è l'elemento o gli elementi che irritano l'intestino, riduciamo le perdite. Con questo semplicissima sequenza di ragionamento, non solo abbiamo una diagnosi rigorosa, ma anche una terapia efficace. A questo punto, una buona integrazione di ferro, possiamo scegliere tra i prodotti che oggi si liberano nell'intestino, evitando quindi di irritare lo stomaco, certo. E che magari contengono anche la lattoferrina, che è una proteina che migliora l'assorbimento del ferro, perché fa da vettore che ne facilita l'assorbimento, che contengono la vitamina C, magari esatto. La vitamina B12, che aiutano quindi tutto il sistema di costruzione dei globuli rossi a funzionare al meglio. E quindi possiamo di nuovo tornare pimpanti e pronte per un'estate sfolgorante. Non è fantastico? Io direi di sì, sono rimasta a bocca aperta. L'unica cosa che mi viene da chiederle: può esistere un sovradosaggio, invece, il rischio di avere un sovradosaggio di ferro prendendo degli integratori? Ma le posso dire, è rarissimo. Esiste soprattutto quando in realtà abbiamo dei problemi genetici che portano ad accumulare il ferro, in particolare nel fegato, una malattia che si chiama emocromatosi, ma diciamo che è rarissima. In tutte le signore che io vedo, il ferro è, quando sono brave, nel senso alimentazione corretta, sono ben seguite, perché anche le perdite sono normali, un emocromo perfetto e un ferro intorno ai 70-80. Ma se abbiamo invece la situazione più frequente, che vedo donne molto carenti, giovani donne molto carenti, e certo. Questo ci porta poi ad avere delle vite in grigio quando devono essere a colori e possono essere a colori. Devono essere a colori. Io un'ultima domanda le volevo fare, invece, parlando di donne in menopausa, quindi con assenza ormai del ciclo mestruale, e possono appunto avere questa carenza di ferro al limite proprio perché hanno il problema invece intestinale legato quindi all'assorbimento? Bravissima. Nelle donne in menopausa la carenza di ferro è presente in circa il 12% della popolazione. Ah,
mestruazione. Quindi non è bassa. In generale, proprio una delle cause principali è questo ridotto assorbimento, ma ricordo anche col passare degli anni le donne, anche per problemi di dentizione, tendono a eliminare la carne dalla dieta o anche per ragioni economiche, che costa. Certo. E quindi noi vediamo nelle persone sopra i 50, i 60 e soprattutto nell'anziana delle situazioni di carenza che possono dipendere sia da un'alimentazione inadeguata sia da un assorbimento ridotto, mentre evidentemente, come giustamente tutti sanno, dopo la menopausa il problema della perdita non si pone più. Attenzione, non si pone la perdita dall'utero con la mestruazione, certo. Ma noi potremmo avere due altri tipi di perdite molto importanti da considerare: la perdita cronica da sanguinamento gengivale, ah, cui dobbiamo pensare, e poi la perdita intestinale da gastrite subclinica, mm-hmm, o anche da emorroidi, altre patologie intestinali, da emorroidi certamente, e quindi possiamo considerare comunque sempre l'astenia un semaforo rosso che ci dice fai un emocromo, una sideremia, e naturalmente a maggior ragione nell'anziana, se la trovo bassa devo andare a esplorare tutto il cavo gastrointestinale, pensare alle gengive, pensare allo stomaco, certo, pensare certo, all'intestino, certo. Per esempio possiamo avere anche diverticolosi del colon che possono accentuare uno stato di anemia, ma possiamo anche avere un tumore. Quindi senza essere drammatici, però ricordiamoci sì, sempre. Non è rarissimo in effetti. Impone una diagnosi differenziale, come si dice in medicina, rigorosa per capire bene le cause e intervenire in tempo. Professoressa, chiarissima, chiarissima, non ci lascia nessun dubbio, l'unico appello che noi facciamo ogni tanto un controllo, un test ematico per scoprire tutto, che poi effettivamente le cure esistono, perché non farle, no? Esattamente, grazie ancora a voi. Grazie a lei, grazie a lei. Ringraziamo la professoressa Alessandra Graziottin, direttore del Centro di Ginecologia del Centro San Raffaele Resnati di Milano, presidente della Fondazione Graziottin per la cura del dolore nella donna. Se volete appunto conoscere meglio tutti questi argomenti che trattiamo puntualmente con la professoressa, potete collegarvi al sito www.alessandragraziottin.it o ancora www.fondazionegraziottin.org, oppure mettervi in contatto con lei attraverso Twitter all'indirizzo @profagraziottin. E per oggi è tutto, alla prossima.